Amiche e amici, buongiorno. Altra trasmissione oggi a Radio Catalan, con noi Tonino Baldino, un ospite sempre comunque gradito, più volte ha partecipato in questa trasmissione. Grazie. Lo ringraziamo naturalmente per la sua disponibilità. Oggi per parlare di quello che sono questi incontri di formazione socio-politica voluti appunto dal vescovo, dalla diocesi. Esatto, dalla diocesi di Alghero e Bosa. Mi mancava, ho avuto un piccolo lapsus. Tornando a noi dunque con Tonino Baldino, perché lui che è uno dei promotori, insieme a tutto naturalmente la collaborazione dei diocesani soprattutto, ma avete già avuto degli incontri. Ecco, in questi incontri che cosa si discute e soprattutto che cosa si vuol ottenere o raggiungere? Ecco, grazie intanto per la domanda e buongiorno a tutti. Discorso, se vogliamo, è abbastanza ampio, ma contemporaneamente è anche semplice. Perché semplice? Perché in pratica noi con questo ciclo di incontri che il Vescovo ha voluto mettere a disposizione appunto per tutti, parliamo di tematiche che sono molto legate alle problematiche attuali, problematiche del nostro tempo, e lo facciamo anche per avere un punto di riferimento per le persone che vogliono fare politica, cioè vogliono interessarsi dei problemi della propria comunità. Ecco, e allora ti chiedo molto con precisione, non è che sia una formazione a livello politico, no? Allora, c'è da fare una distinzione. La politica è una categoria di impegno sociale che compete a tutti. E la politica di partito è, invece una specificazione dell'impegno che una persona intende porre, però orientato in un determinato modo a seconda appunto ideali, dei programmi e ideali che il partito si dà o si è quindi dato. Quindi non è una scuola di formazione politica per politicanti, ma è un impegno affinché tutte le persone diano quella disponibilità a partecipare in quello che sono i compiti, sociali che appartengono alla comunità. Tutto ciò che concorre al bene comune è politica, in senso generale, no? Certo. Poi, logicamente, lo dice anche la parola stessa, i partiti sono movimenti di parte, quindi c'è un partito che è alternativo a un altro, una coalizione che è alternativa all'altra. In che cosa? Casomai nei contenuti ideologici, nei contenuti culturali, nei programmi, quindi che intende così applicare. Però a noi questo aspetto non interessa, questa è una valutazione che dopo ciascuno fa autonomamente in una fase diversa. A noi interessa che le persone, soprattutto quelli che sono impegnati da cattolici, possano approfondire tutte le tematiche che propone la dottrina sociale della Chiesa, e in base a questo poi, a questi approfondimenti, in base quindi a questa formazione che viene fuori, poi applicare il proprio impegno nel luogo dove si trova. Allora uno può esercitare da insegnante se è appunto
una persona che lavora nella scuola, lo può fare nel giornalismo, se vogliamo, anche una persona che lavora nel mondo appunto dei mezzi di informazione, certo, della comunicazione e così via. Ecco, quindi voi avete calendarizzato una situazione di incontri, naturalmente siete già più o meno a un terzo del percorso. Sì. Dal primo incontro a oggi, quali sono state le tematiche che avete toccato giusto punto? Beh, ecco, posso dire che noi in questo ciclo di incontri abbiamo previsto diverse problematiche e quindi anche diverse tematiche. Siamo partiti, per esempio, ricordando l'insegnamento di Don Bosco. In Don Bosco si condensa un modello di impegno nella società che è eccezionale. Buoni cristiani, onesti cittadini. Questo in sintesi, per esempio, il tema che è stato sviluppato, è stato il Vescovo con una relazione eccezionale, è stato sviluppato proprio il giorno di apertura di questi incontri, il primo incontro. E lì c'è proprio la figura di una persona che poi gli è stata riconosciuta la santità, di ciò che ha fatto. Don Bosco l'ha riconosciuto come un religioso che accoglieva quelli che erano i bambini, i ragazzi, creava quelle situazioni perché ci fosse comunione in ciascuno per quanto riguardava giochi, distrazioni e quant'altro. Esatto, lui coglieva ogni momento della giornata per portare il messaggio evangelico, pur senza dirlo che stava portando il messaggio evangelico, cioè vivere il Vangelo appieno proprio, attimo dopo attimo, con le persone che incontrava. Soprattutto con i fatti. Mettendo in opera ciò che il Vangelo predicava, e lui naturalmente aveva un modo differente da quello che usualmente si usa. Sì, uno stile veramente di alta umanità, che è stata così alta da potersi diffondere questo suo modello già sin da quando lui era in vita, fuori dal Piemonte dove lui appunto operava. Le opere di San Giovanni Bosco sono quelle che appunto portano avanti i Salesiani, che è l'ordine fondato appunto da San Giovanni Bosco, e i Salesiani hanno opere soprattutto rivolte ai giovani in tutto il mondo, in tutti i paesi del mondo, specialmente anche nel Terzo Mondo, ma in Italia, tutta la problematica della formazione professionale, ma non formazione professionale, facendo in modo che i giovani acquisiscano delle cognizioni tecniche o tecnologiche e di manualità, eccetera, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, questo il Vescovo lo ha ricordato fino all'ultimo, addirittura diceva non è importante tanto preoccuparsi e occuparsi dei giovani, ma è anche importante che i giovani sappiano che c'è chi di loro si preoccupa. Cioè sentirsi amati, sentirsi coinvolti, esattamente, voluti bene. Allora ti chiedo, Tonino, gli oratori sono un esempio di quello che ha, diciamo, prospettato il Don Bosco di una volta? Certo, gli oratori sono, sono l'espressione di un contesto educativo che dà buoni risultati. Vedi, per esempio, e qui entriamo in alcune note, diciamo, dolenti, però logicamente gli oratori hanno anche bisogno di spazi, no? Luoghi quindi di incontro,
che non possono essere tutti in ambiti chiusi, in ambienti chiusi, quindi un campo, certo, una calceto, una piazza, un giardino, ecco, certo, spazi dove i ragazzi trascorrono non solo il tempo libero, ma anche momenti di socializzazione, aggregazione, essere anche l'occasione per approfondire anche alcuni concetti diciamo della scuola che non sono stati bene assimilati dal ragazzo, esatto. E quindi una specie di dopo scuola, cioè sono l'oratorio è quel luogo fatto per ogni necessità del ragazzo, che va dalla scuola, dalla famiglia, al tempo libero. Io prendo Tonino Baldino anche come esempio di che? Tonino Baldino nasce in quello che è un oratorio, in quello che è la sua partecipazione in una congregazione, e parlo della congregazione gesuita di San Michele, sì. Collegia. E naturalmente tu muovi i primi passi da cattolico, da religioso, da persona che naturalmente segue questa strada. Poi ti evolvi come? Politicamente. Quindi inizi, oltre alla tua professione, al tuo modo, naturalmente professione di insegnante, tu ti evolvi politicamente e intraprendi quella che è una carriera politica, seppur a livello locale, raggiungi quello che è il massimo splendore per un comune cittadino, quello di essere sindaco della nostra città. Ecco, il tuo excursus. Ma io devo dirti questo, Michele, che a me è sempre piaciuto occuparmi e preoccuparmi della mia città, perché la tua città te la senti proprio come una cosa che ti appartiene, non in termini possessivi, ma in termini proprio di servizio. Una casa che una parte di te. Certo. È una parte di te. Se tu senti come una parte di te, non legandolo alla tua carriera, perché se tu leghi questo impegno politico alla tua carriera eventuale, alla tua prospettiva di crescita, ai vari livelli istituzionali, allora in quel caso tu non stai servendo, ma ti stai servendo. Ti servi della politica. Quindi non stai dando... Tu utilizzi per finalità tue. E questo, per esempio, è un concetto che nell'insegnamento, nella dottrina sociale della Chiesa, è ben messo in evidenza. Ecco perché questo, per esempio, non è un programma, è uno stile, no? È un metodo. Allora, quindi, dove sta il mio impegno? Il mio impegno sta, in tutte le volte che devo fare una scelta, nel valutare con me stesso, per esempio, se quella scelta è una scelta che serve per privilegiare me o serve per il bene di tutti. Allora, noi, chi fa politica con un certo impegno, ogni momento si trova davanti a questo bivio. Favorisce me o favorisce la comunità? Favorisce me o favorisce la mia famiglia? Allora, nella misura in cui questo beneficio, diciamo, io valuto, perché possiamo sempre sbagliare, certo, però anche sbagliando, meglio sbagliando facendo del bene che non sbagliare facendo del male. Facendo del bene che non sbagliare facendo del male. E soprattutto non essere egoisti per servire la propria persona, ma soprattutto la collettività. Ciò che ti... Guarda, io ho, in generale, con due parole posso dire questo, che la vera politica non è fatta dai partiti. Non è fatta dell'impegno nel partito A, nel partito B o nel partito C. La vera politica è fatta da ognuno di noi, prima di tutto attraverso l'incontro con gli altri, perché non è che io ho una intuizione e la impongo a tutti.
bisogna che sia condivisa. Questa intuizione deve essere condivisa. Ma perché deve essere condivisa? E la condivisione comporta fatica. Ma perché deve essere condivisa? Perché a quel punto, nella misura in cui è condivisa, quella idea che era inizialmente la mia, la tua, diventa patrimonio di tutti. Certo. E se diventa patrimonio di tutti, l'arricchimento è di tutti. Se invece non viene condivisa, rimane una frattura fra te e l'altra realtà. Tu puoi avere l'intuizione più bella di questo mondo, ma poi se non ha un aspetto applicativo, è un'intelligenza inutile. Quindi abbiamo toccato anche quello che è stato il tuo partecipare vivamente nella politica. Durante questi incontri, naturalmente siete arrivati al terzo incontro, se non vado errato. Sì, sì. Ecco, che cosa avete toccato di altri punti, naturalmente, che abbiano, diciamo, scosso un po' gli animi dei partecipanti? Perché so che questi convegni sono stati molto partecipati e soprattutto quando questa gente si propone all'ascolto, formula anche delle domande durante questi incontri? Ecco, allora, fino adesso il percorso è stato questo. Il primo incontro ha visto attraverso il Vescovo la presentazione di un modello di vita, quello espresso da San Giovanni Bosco, che può essere, diciamo, imitato da chiunque. Perché se l'ha fatto San Giovanni Bosco, lo può fare chiunque. Se è stato già sperimentato e la cosa ha avuto effetti, evidentemente non è una cosa impossibile. Certo, si tratta solo di applicarlo e di continuarlo a farlo. Quindi questo è stato un grande regalo che il Vescovo ci ha fatto, presentandoci proprio tutto il modello di San Giovanni Bosco. E poi è seguito un incontro da parte del professor Zicchi, che è uno storico, e ha parlato di tutto il percorso che la Chiesa ha fatto in questi ultimi 150 anni, proprio sui problemi della dottrina sociale, quindi sui problemi legati all'impegno della Chiesa verso la società specificamente. Quindi non soltanto gli aspetti liturgici, religiosi, ma anche ciò che la Chiesa è stata e vuole essere attraverso le encicliche, attraverso i vari documenti dei papi che si sono succeduti. Il primo papa che ha mandato dei segnali di alta sensibilità verso i problemi sociali è stato Leone XIII, quando nel 1891 ha appunto emanato l'enciclica famosa La Rerum Novarum, quindi occuparci delle nuove cose, quindi invogliava la società e i cattolici la mentre si evolveva. Seguire la modernità, però senza diventare schiavi della modernità. Ed è un richiamo continuo che i papi fanno anche oggi, no? Oggi la tecnologia è uno strumento eccezionale, ma noi dobbiamo sempre avere consapevolezza che la tecnologia è al servizio dell'uomo e non l'uomo subalterno alla tecnologia. Per quanto riguarda invece il terzo incontro, dove appunto la partecipazione è sempre comunque in aumento? Ecco, il terzo incontro è stato sempre, in questo caso è stato il professor Botturi dell'Università Cattolica, che sta collaborando a questo nostro progetto di formazione sociopolitica, ed è stato un momento di approfondimento dei documenti papali di Benedetto XVI e di Papa Francesco, soprattutto Papa Francesco riferito alla Laudato Si, che è una enciclica, anche questa, possiamo dire, interessantissima. In questa enciclica Papa Francesco propone un modello e uno stile di vita per ciascuno,
non soltanto a titolo personale, ma anche modelli che potrebbero essere appunto applicati dalle istituzioni a vari livelli, a livello locale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale, perché nella Laudato Si al centro di tutto c'è il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, ma non l'uomo e l'ambiente in quanto, in termini di mera conservazione dell'ambiente, no, ambiente in senso generale, dove per ambiente il primo contatto non è con la natura in sé, come noi spesso la intendiamo. Il primo ambiente è l'ambito relazionale. Certo. Perché se noi alteriamo alcuni equilibri naturali, questo si ripercuote anche sulle condizioni sociali, sulle relazioni fra le persone, no? Delle volte l'ingiustizia è anche indirettamente praticata attraverso forme di abuso nei confronti della stessa natura. Certo. Ti chiedo, talvolta durante questi incontri, soprattutto quando si parla di socialità, quando entra in mezzo il Vangelo, quando si commentano, quando ci sono queste comunicazioni, si sfiora quella che è una certa filosofia. Mi spiego meglio. Certe situazioni vengono sfiorate e quasi si allude a determinate situazioni toccando quelle che sono realtà e che poi effettivamente non compaiono e non si toccano. Ecco, non è che certe volte la filosofia entra a forza in questo contesto? Beh, diciamo che per esempio tutti i messaggi, ad iniziare dal Vangelo, ma tutti i messaggi della Chiesa sono rivolti a tutto l'uomo, a tutta la persona. E quindi la componente filosofica non è fuori. Perché? Ti spiego. Naturalmente poi prosegui quello che è il tuo dire, il tuo spiegare. Perché talvolta per far capire determinate situazioni si tesse una tela che piano piano, toccando quelle che sono magari situazioni che potevano essere abbastanza frivole, poi si raggiunge quello che è il culmine della situazione, cioè si tocca effettivamente la situazione nel vero senso della parola, la carne viva, ecco. Si parte toccando spunti abbastanza frivoli per poi arrivare al culmine di una situazione per far vedere quello che si sta dicendo corrisponde a realtà. Ma dunque, questo è un aspetto che si verifica per ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni. E come si verifica, nel senso che si verifica e si può verificare, non è detto che si verifichi ogni giorno, però sono aspetti che riscontriamo nella ordinarietà delle nostre relazioni umane. E questo quindi si estende non soltanto così nei contatti interpersonali, ma avviene anche a livello, per esempio, delle istituzioni, quando si incontrano i rappresentanti delle varie istituzioni. Per cui diciamo che lì è molto importante avere chiari gli obiettivi.
si arriva a delle cose frivole se ci si perde per strada e quindi se non ci si perde per strada non si raggiunge l'obiettivo immediato. L'obiettivo. Ma ecco. Significa che o non era chiaro l'obiettivo oppure significa che la strada è ancora tanto lunga da essere l'obiettivo ancora lontano. Ecco. Però siccome noi siamo ben consapevoli che i problemi non sono risolvibili con una bacchetta magica, molte volte taluni vogliono vedere la risposta ad un problema appena un minuto dopo. Non è possibile. La realtà che cosa è comunque, Tonino, che siamo noi stessi che creiamo i problemi e poi non abbiamo l'opportunità di correggerceli questi problemi o di risolverli. Ma dunque, è vero, siamo noi che creiamo i problemi, però molte volte noi stessi, che per primi, io ritengo, ci vogliamo bene, no? Ognuno di noi, almeno a se stesso, vuole bene. Penso di sì. Eppure, delle volte avviene che il nostro comportamento è addirittura a danno nostro. Certo. Il mio comportamento delle volte si rivela a mio danno stesso. Allora, da lì si capisce che ciò che io faccio o che ho potuto fare non era stato da me sufficientemente prima valutato, no? Ah, questo per dire che nell'errore incorriamo sempre e nell'errore e dell'errore ci accorgiamo spesso dopo. Acquisiamo quell'esperienza negativa che comunque ci fa poi correggere la rotta. Bravissimo. La vita è così. Sì. E attenzione, non è che non è che da grandi, da adulti, ci sia meno probabilità di sbagliare. Le probabilità di sbagliare ci sono sempre. Sempre e comunque. E meno male, io certo. Dico, perché l'errore ci fa ricordare quanto siamo noi fragili, primo. Secondo, ci aiuta a riconoscere il senso, l'importante e l'importanza del senso della umiltà. E l'umiltà è un valore. Certo. Attenzione, un attimo ci fermiamo per un breve intermezzo musicale e poi prendiamo quella che è la seconda parte per parlare sempre comunque di incontri di formazione sociopolitica voluti appunto dalla diocesi di Alghero e Bosa, naturalmente in prima persona dal nostro vescovo Padre Mauro Maria Morfino. E allora linea alla regia e poi ci risentiamo tra poco. Al carré de la pretura, y a una taverna scura, a stanto di accantanti, gnocchi sempre ammasuranti. Sagarinetta che canta tosca, i besolu desse le mosca, i marrigamara stampella, che besolu de maristella. Probunaro a sta bagliante, i latin pasta sunante, i cantanti an allegria, la camera gasa in compagnia. In compagnia de buona gente, gli schipalla del Maltens, gli schipalla de ras campagna, si be solo de montanas. I pai uriva, i pai frumaggio, i già san vanan cantanta d'aggiù, lu marine, lu campagnoru, i torus altrus i fanan l'urroru, pe antuna. L'ultima canzone per osantiraz al Carraro. No contenzi di anitara, i gian fetto una serenara a una donna sconosciuta che cantava giù andera bulla. Bella sera la canzone, già si subelti il finastro, però al posto del fiasco è arrivato un canavaccio. Tutti prede pulcaria, i bonita la compagnia.
i fuginto s'assustaz, ma però già sa son trubaz, i lucor batti vancara e no acabar alla nitara. Pe anan conclusiu, già son antrazza un pultù, per un fet massa ramo, già anda spaltato rurio. Dera beffa che sa stara, mi spaltirà una telefonara, una macchina arrivava, ma una lumera che girava. Tausan saguzzi come assans, giran ciuccus con un funk, che per me è un'itara, mi spalca in cambia fe una passeggiara. Invece ascoltavo chi maraura, l'usan pultasso san pretura. Bene, siamo rientrati in studio e allora con Tonino Baldino, già consigliere comunale, già nostro sindaco della città di Alghero. Consigliere comunale, che è la cosa più importante, consigliere comunale. Perché si cresce piano piano. La cosa più importante del consigliere comunale è quella che può consigliare. Che può consigliare. Se non consiglia il consigliere comunale, che cosa non è un consigliere. E allora, ritorniamo a noi. Quindi stavamo consiglieri parlando. Siamo sempre. Sì, 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 sì. E soprattutto poi il popolo è un consiglio a cielo aperto, esatto. Perché allora, ognuno di noi dice determinate cose che poi i consiglieri dovrebbero raccogliere e portare in consiglio. Guarda che quanti consigli. E soprattutto saper consigliare, questa è la vera, la vera sfida. Naturalmente, ritorniamo a noi, quindi stavamo parlando di incontri di formazione sociopolitica voluti, come detto, dalla... Mi dimentico dalla diocesi, dal vescovo Alghero Mosa, certo. Parlando con Tonino, abbiamo toccato quelli che sono stati già i primi incontri. Allora ti chiedo, quanti ne avete programmato? Il ciclo di incontri è 7 e li facciamo, quindi terminiamo a marzo. E i prossimi saranno il 19 di febbraio, quindi la settimana prossima, fra 7 giorni, parleremo di famiglia, ente locale, quindi certo, comune, e democrazia. Quindi sono temi abbastanza forti, che però, se ben ci fai caso, famiglia è l'espressione della prima comunità naturale. Certo. L'ente locale è l'espressione della comunità organizzata dai cittadini come, no, realtà, vero, contesto, diciamo, più a portata di mano. Chiaramente l'ente locale è il primo, no? Il primo livello. Poi c'è quello provinciale, quello regionale, quello statale, nazionale, eccetera. Ti posso dire che sei preparato in educazione civica, eh? essendo lui stato... L'ho studiato. Certo, l'ho essendo studiato, stato anche piccolo. Un sindaco della nostra comunità sa tutte queste e poi ecco l'altro aspetto, qual è? Quello della democrazia, perché problema interessantissimo. Noi oggi ci qualifichiamo come diciamo istituzione democratica. Democrazia significa partecipazione del popolo alle scelte della comunità, certo, quindi della città, della regione, della nazione. Ma quando nel preparare le liste sono a decidere i vertici di un partito a Roma, ti impongono una lista di candidati preconfezionata, già lì non possiamo più parlare di democrazia. Eppure noi siamo convinti di essere in democrazia. Noi non stiamo vivendo la democrazia. C'è anche qua una deformazione, forse da taluni voluta, del concetto di democrazia. Molti la democrazia la intendono come libertà, cioè come opportunità di fare ciò che ognuno vuole. Sì. Democrazia, prima di tutto, è partecipazione alle scelte della comunità a cui si appartiene
e ognuno deve avere voce, certo, deve essere la possibilità di essere sentito, certo, ma non a titolo individuale, sempre, comunque, sempre attraverso l'incontro con gli altri. Certo, e sempre comunque nel rispetto delle regole, diversamente perdiamo quelle che sono le linee statutarie di una democrazia. Infatti la stessa libertà viene meno, cessa, nel momento in cui io invado, impedisco la libertà degli altri, la mia libertà. Ecco, allora, sono tutti aspetti che sono di natura sociale, sociologica, antropologica. Ecco perché la dottrina sociale della Chiesa anche qui ha qualche cosa da siccome stiamo parlando sempre comunque di incontri, di formazione, sì, della politica sociale, e naturalmente chi le sta proponendo questi incontri è la diocesi. Allora ti faccio una domanda un po' provocatoria, se è il caso sarai tu poi a rispondermi. I preti, il clero in generale, si preoccupa di quelle che sono le nostre opportunità di partecipazione nella vita politica della nostra nazione, della nostra comunità? Però non ho mai visto, per esempio, un appartenente al clero, parlo di un prete, di un frate, che abbia o che si sia mai candidato. Ma dunque, la posizione del clero è abbastanza variegata, no? Nella società di oggi, nella società del momento. Sappiamo benissimo, ci sono dei sacerdoti che si impegnano nel sociale, per il recupero dei giovani dalle tossicodipendenze, dalle emarginazioni, quindi non possiamo dire che siano al di fuori, certo, estranei alla realtà che si vive. Certo, l'impegno nelle istituzioni, diciamo, politiche è sconsigliato, ma perché? Perché già il sacerdote, per portare avanti il suo ministero, ha bisogno di tempo per portarlo avanti a dovere. Certo. Non gli bastano 24 ore della poi giornata. È già impegnato, come stavi dicendo tu, in vari campi, nel territorio variegato, come hai toccato quelle situazioni. Tutta l'istruzione, per, certo, esempio, i sacramenti, tutte quelle cose che sono primarie nella diciamo che nella nel religione. Suo interno, una parrucchia, c'ha per modo di dire, ha già la sua comunità da portare seguire, avanti. Che da è seguire. Tanto, con tutti, certo, i problemi che ogni realtà parrocchiale ha, insomma. Quindi, sì, il tempo. Lì bisogna essere poi anche, lì rientra tutto anche nella, diciamo, vocazione, no? Cioè, ci sono delle cose che io mi sento di fare, altre no. Comunque voglio essere ancora. Sì, sì. Talvolta il prete o chi per lui si toglie fuori e fa un po' da quel che potrebbe essere o parrebbe una regia esterna, nell'ambito magari di un gruppo politico, di un movimento. Ma sì, capita questo, è sempre capitato anche storicamente parlando. Ripeto, come dicevo prima, sicuramente viene fatto nel desiderio di portare beneficio alla comunità. Poi può anche accadere che gli sforzi fatti in quel determinato senso non vadano fortunatamente a compimento, ecco, come si desiderava. Perché le variabili sono notevoli. Numerose, certo. Possiamo però anche ricordare che ci sono nella storia Don Murri, Gioberti, ci sono nomi di sacerdoti
impegnati nelle istituzioni politicamente. Sturzo stesso, per esempio, Don Sturzo, no? Don certo. Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, che è una figura ancora oggi attualissima, perché certo. oggi noi abbiamo diciamo un modello istituzionale che è fortemente verticistico, cioè le decisioni vengono prese sempre dall'alto. E non mai dalla base. E mai attraverso il coinvolgimento della comunità, certo. La base, come giustamente tu dici. Il modello, per esempio, del popolarismo sturziano è alternativo a questo. È alternativo. Certo. Cioè significa che, per esempio, Sturzo mette al centro le autonomie locali, i comuni, le regioni. Una nazione che deve essere espressione del coinvolgimento delle rappresentanze regionali. Tutto questo ancora in Italia deve essere attuato. Per dire questo, quanto è importante una filosofia politica che sia capace di dare voce alle realtà di un popolo che si riconosce in quella determinata nazione. Dunque abbiamo toccato un po' quelli che sono stati i vari concetti di queste riunioni che avete predisposto. Adesso io uscirei un attimo da questo ambito e mi rivolgo a te come ex politico, ti dai ancora e ti concedi ancora la politica? Domanda. Ma dunque, qua ritorniamo al discorso di prima. Sì, sì. Ex politico, o sei un osservatore. Ex politico dal punto di vista, diciamo, correntemente detto, no? Certo. Inteso. Sì. Perché un politico è considerato colui il quale si impegna, si occupa delle istituzioni, dei partiti, eccetera. Quindi da questo punto di vista sono un ex, però la vera politica non è quella dell'impegno diretto nelle istituzioni. La vera politica la facciamo tutti, ognuno preoccupandoci della nostra comunità, ma soprattutto non in solitudine, non agendo autonomamente da soli, certo. Ma con gli altri, sempre con gli altri. Sì. E questo per dire... un bel compito, per esempio, ce l'hai anche tu. Quindi non puoi tu dirti, tu sei un politico, nel senso che ti preoccupi della tua comunità attraverso gli organi di informazione certo. Sociale. Oggi tu mi hai invitato e noi stiamo parlando della nostra città, stiamo parlando dei problemi che ci riguardano come entità sociale, locale, nazionale, ecco, certo. Il modo di rapportarsi delle persone. E questo è politica, la vera politica è questa. Paolo VI diceva la politica è la più alta forma di carità. Sì. E carità significa voler bene, quindi la politica è voler bene. A questo punto ti chiedo, allora se parliamo di voler bene, tu adesso mi hai fatto capire che anche essendo... al di fuori delle istituzioni, comunque segui sempre quelli che sono l'evolversi della situazione politica, specialmente nel nostro territorio. E allora come, doverosamente, certo, sì. E allora come la valuti in questo momento questa politica che ormai da diverso tempo ci ha visto con un'amministrazione e adesso con un'altra nuova? Ecco, c'è ancora molto da fare, naturalmente, come sempre ce n'è, però qualche variazione? Beh, diciamo, se parliamo dei problemi di Alghero, io direi qua non ci abbiamo tempo. Certo, assolutamente, però... No, non voglio dire, ci vorrebbe una... Perché una domanda... Allora, a flash posso dire che... in pratica mi stai chiedendo fra la precedente amministrazione e questa? Sì, ecco, giusto così hai notato qualche diversità, qualche modo di approntare
la politica rispetto alla vecchia amministrazione? Beh, c'è, dunque, la, allora, la mia impressione circa la precedente gestione è che ci si è preoccupati molto nell'apparire. Però i problemi non sono stati aggrediti. Faccio l'esempio dell'ospedale, la sanità. Abbiamo perso quota. Questi sono dati di fatto. Lo posso dimostrare in qualunque momento, con dati alla mano. C'è un calo grave della, dei livelli della nostra sanità. Pensando al miraggio del nuovo ospedale, abbiamo dormito sulle necessità contingenti del giorno per giorno. Nel frattempo i medici andavano in pensione e non venivano rimpiazzati, ma noi pensavamo al nuovo ospedale. Da altre parti facevano investimenti, ma noi pensavamo al nuovo ospedale. Allora, questo, anche qui, è un problema di metodo. La politica che cosa dice? Non può essere fatta soltanto di comunicati stampa, enunciazioni varie, dire ecco, faremo, ci sarà, ci sarà, ci sarà. Faccio un esempio. Oggi sono stati sono appaltati di recente i lavori del nuovo ospedale di San Gavino Monreale. Siamo nel 2020, è stata aggiudicata la gara, sarà, quindi è stata individuata l'impresa che si occuperà del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori. Sai quando era stato finanziato l'ospedale di San Gavino Monreale? Indovina? No. Siamo nel 2020. Il finanziamento della giunta regionale è del 2010, cioè 10 anni di percorso burocratico per giungere all'appalto del nuovo ospedale di San Gavino Monreale. Alghero era partita in quello stesso periodo, poi è avvenuto che per giochi sempre cui bisogna vigilare. I finanziamenti egualmente assegnati come a San Gavino anche per Alghero sono spariti. E adesso ci dicono che ci sarebbero, ma fin quando non sono finanziati in cassa, ecco, non si può, non c'è da farsi illusioni. Allora, il ragionamento che io faccio è molto semplice e dico sempre: se l'ho capito io, vuol dire che è una cosa facile. Sì, certo. Allora, dove sta il discorso? Se noi, alla luce dell'esperienza di San Gavino Monreale, abbiamo visto essere trascorsi 10 anni per vedere l'inizio del nuovo ospedale, se tutto va bene sarà completato e realizzato, diciamo, fra 2, 3, 4 anni, se non ci sono intoppi, certo. Perché dopo può succedere tutto lì. Allora, questo che cosa significa? Significa che noi, molto probabilmente, il nuovo ospedale, se tutto va bene, se tutto procederà a regolare, lo vedremo fra 10 anni. In questi 10 prossimi anni, come noi gestiamo la sanità qui? Facciamo in modo che i reparti chiudano, che scappino via i medici. Ci sono problemi di tutti i giorni. Nel frattempo ci riducono pian piano i posti letto. E dopo scopriamo che questi posti letto tolti a noi sono finiti da altre parti. Allora, quindi, ecco, si è, perché quindi... Si è dormito? Ecco qui, non bisogna dormire. E da questo punto di vista, ecco per dire... L'insegnamento, la dottrina sociale della Chiesa non è assente, no? È un problema di metodo. Quindi non giocare sull'illusione, va fatto, quell'obiettivo va perseguito, però attenzione, non perdiamo
di vista il vecchio, l'esistente. Tutto così altrettanto abbiamo avuto forti problemi evidentissimi con l'aeroporto. Allora, voglio dire, quindi una politica fatta di presenze assenti. Presenze assenti, cioè in poche parole... Apparenze. Apparenze. E beh, prevalentemente è successo questo. Sui grossi problemi, poi casomai sull'intrattenimento, su queste cose... Si era più presenti. Si era presenti, ecco perché ho detto presenze assenti. Perché... Caro Tonino, sì. Io ti inviterò qui per parlare un po' di politica, perché mi interessa appunto approfondire determinati argomenti, soprattutto per rendere dotti a chi ci ascolta di queste, che sono problematiche non indifferenti, che riguardano tutti. Naturalmente ti ringrazio per la tua partecipazione oggi qui a Radio Catalan, ringrazio voi che ci avete naturalmente ascoltato e seguito sino ad ora. Vi ricordo che questa trasmissione verrà replicata alle 15.30 e poi riproposta alle 21. Naturalmente sarà postata poi pure sul sito internet di Catalan TV. È tutto anche per oggi, grazie al gentile ascolto, buon proseguimento e grazie anche da parte mia, grazie.